Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Quel Tale Ale, eccoci qui di nuovo con Uncharted 2. Allora, proseguiamo, siamo nel Borneo con Sully, dobbiamo, a parte bestiacci che ci stanno in giro, dobbiamo attivare le bombe, una la vedo lì davanti. Andiamo ad attivare gli esplosivi, siamo nel capitolo 3. Eccola. Vi ho lasciato anche il detonatore. Eccoci qua. Bene, bene. La prima è innescata. Non toccare il pulsante. Questo? ridi, Sally, ridi, poi Una volta esplode. innescate tutte le cariche, colpite il detonatore e godetevi i botti. Non capiranno neanche cos'è successo. Fai attenzione, Lazarevic ha disposto i suoi uomini lungo tutto il perimetro. Ok, quindi stiamo un po' attenti che sennò qua ci sparacchiano pure. Mazza quante bestie però, eh. Attenzione alle pattuglie. Sì, ma anche alle bestie. Aspetta, vado con circospezione. Sudo più di una ninfomane in chiesa. Porti spesso ninfomani in chiesa? Perché no? Eccoci, c'è qualcuno. Una parola in silenzio, non abbiamo il silenziatore, no? Ci sono armi silenziate, quindi. Aspetta, Sally, vengo. Dove stai tu? Non è che c'è qualcosa qua dietro da raccattare, perché sembrava una zona. Scusa. Ecco. Per non farsi notare, Nate, non si dovrebbe far rumore. Ma va a far culo, va. Ah, no, possono sparare però, sti cazzi. Mazza è trambata. Con cattiveria proprio. Sto cercando di prenderli in testa, ma non è facile. Aia. Allora, Sully c'ha una calibro tanto. Aspetta. Io devo mirare per forza in testa, perché sennò. In realtà siamo in due, Fateli secchi! eh. Momento. Aspetta che c'è qualcuno qua sopra, ma guarda che figlio di. Sono morti. A terra, una parola. Ok, grande Sally. Anche perché mi stava massacrando, quindi. Dondolando dovremmo arrivare di là. Già, magari tu. Ok, aspetta, nonnetto, vedo di trovare un altro modo per salire. Intanto. Provo a raccattare un po' di munizioni. Vediamo se. Beh. A Drake, cos'è? Dai, che ce la fai? No, c'era il coso per dondolare. Bella. Lei mi aspetti lì, eh? Io provo a non far cagate. Vai. Vento. Vai così. Ecco, cattiveria. Occhio! Ah, perfetto. Grazie, di qua. Figurati. Nate, ora dovreste essere vicini al primo sito di scavo. No, do cazzo vai. Risali. C'è qualcuno qui? Ci hanno visti sì, sto rincoglionito del cazzo. Non riesce. Che spara a salve io. No, è proprio la mia. Ma che fa? Scattava quello là dietro. Venga qui. Ce la facciamo a passare? Vaffanculo. Dai, Sully, grandissimo. Aspetta, va, mi vado a prendere un po'. Questo. Cappa lo prendo, eh. Aia, però la schiena.
K siamo già più cazzuti. Ottimo. Sì, per essere un gioco, diciamo, del genere, ci sono molte sparatorie. Tutti di voi l'hanno visto già dal primo capitolo, che nonostante sia una specie di Tomb Raider, però è molto più spara-spara. Dovresti essere gli stessi del primo campo. Vi ho messo altre 4 cariche, ma prima di innescarle dovrete assicurarvi di avere campo libero, ok? Allora aspetta, non ti arrampichi qui, magari avevamo una visuale migliore, no? campo libero è una parola qua. Ecco il campo. Tu sei pronto? Prontissimo. Allora, aspetta, magari almeno uno in stealth ce la facciamo. Ne ho visto uno passare qua, però. Aspetta. Un intruso. Eccola. Ti metti dietro i vasi, giovane. Dobbiamo stare un po' attenti perché ci sarà un fottio di gente. Merda. Vamose. Cazzo. E mi riprendo un attimo. Maledizione. Un po' alla volta, porca il figlio di troia. Un altro qua sotto deve stare. Ok, allora. Prima cosa, munizioni. Che siamo già in difficoltà. Sì, questa la prendo che è cattivissima. Dai, aia. Via, via. Merda. Cazzo. Ma che cazzo t'attacchi? Sali, stai a pia lo scatolone, ma scusi. Ok, adesso rivoglio la mia pistoletta. Aia. Questo lo vedrà. Ok. Sali, proviamo a... Ora dobbiamo trovare le cariche innescarle. Aspetta, prima mi riprendo delle munizioni perché... No! Proprio quello che mi serviva. No, non è vero, vogliamo la K, è più cazzuto. Allora, vediamo un po' le cariche perché... Ah, una è qui. Ancora 3 cariche da innescare. Aspetta un attimo perché qua... Ok. Ne mancano ancora 2. A Sali lo so portare il conto. Almeno fino a 4 ci siamo. Poi il problema sarebbe trovarle in realtà. Bene, ancora una e ce ne andiamo. Vediamo. L'ultima è sempre più bastarda. Vediamo un po'. Qui dentro non c'è niente. No. Sali, una mano. A parte che ho visto qualcosina che brillava qui sopra. No, ecco, le luci abbiamo attivato. Allora,
Momentino. Vediamo se magari sta qui sopra. Forza, bello. Datti una mossa. Ci sono carichi da innescare. Ah, mi ha detto lì, mi ha indicato. Sì, qua infatti non c'è niente. Ma lì dove? Ah, qua. Ok, sono tutti. Ora facciamo una visitina a Mr. Lazarevich. Andiamo, presumo che dobbiamo andare lì da qualche parte. Sto a carico, siamo pronti. Venga qui, Sally, che c'è una scala, mi deve... Non ci arrivo. Vieni, ti do una spinta. Vabbè. Giustamente c'è una certa età, siamo noi quelli che dobbiamo dare Forza, una bello, salta. mano. Hai un bel culone, Sally. Grazie. Ci siamo. Pronti. Qui. Oh, deve essere stato uno tsunami a portare queste navi così all'interno. Pagarli come se non ci fossero domani. Per noi è sempre il picciono, però. No, niente da raccattare? A quanto pare no. Vabbè, proseguiamo qui allora. Giù. La pompa è ancora rotta. Questo schifo continua a rompersi. Forza, aggiustiamola, così possiamo andarcene. Guarda, non sono armati. Beh, non sono così tanti, possiamo sistemarli. Non so, Sally, forse... No! Aia. Ah! Un intruso! Momento. Ok, uno è andato. Merda! Ah, ok. Aspetti, anche lei. Con cattiveria. Qua d'aiuto non guastava. Beh, te lo stai cavando. Che fai, ci lancia gli altri? Un altro in arrivo. Ho capito. Aia. Ok. Basta sollazzarsi, ragazzo. Quello c'è è del volato. Lavoro da fare. Due i sollazzi, calmatevi. Più che altro vorrei recuperare le mie armi, se fosse possibile. Scusate, non me le avevate buttate qua dentro. A quanto pare no. Non lo so. Vabbè, andiamo con la corda. Scommetti che se seguiamo il tubo arriviamo al campo. Segui sempre il tubo. Infatti, ragazzi, seguitemi sul tubo, mi raccomando. Vedo che ancora te lo ricordi, eh? Sì, ma mi mancano le mie armi. Ok, lo scavo. Vabbè, questo ce lo facciamo. Il terzo capitolo è stato abbastanza breve. Sei pronto? Aspetta, un secondo. Tre mesi e non hai trovato niente. No, 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 scusa, aspetta un minuto. Abbiamo... Comandante! Quello deve essere Lazarevich. È stato beccato mentre rubava manufatti dal sito numero 5. Tu mi tradiresti per questo. No, no, Zoran. Posso spiegare? No, non ce n'è bisogno. Sono circondato da traditori e idioti! Che ne dici di rovinargli la bella giornata? Fallo. Dividetevi! Controllate il perimetro! Via! Forza! Andiamo! È tutto tuo, amico. Ti copro da qui. Tu mi copri, ma... Qualcuno ha lasciato un fucile di precisione. Ha detto Nate, hanno lasciato un paio di sentinelle.
lo show sta per iniziare. Ok, almeno mi recupero la cappa, è già qualcosa. Momento. Si paga abbastanza per questo schifo. Ne ho abbastanza delle tue lamentele. Merda. Cazzo. Ma che mani in alto? Baffa il culo. Aspetta, va. Può essere d'aiuto. Fatevi sotto. Seguili. E basta con queste bombe. Occhio. Ti ho detto, basta con queste bombe. Sono pericolose le bombe, ragazzi. Se le lanciate così random, rischiate che vi inchiappettate da soli. C'era qualcos'altro a parte le bombe? No, eh? Aspettate che faccio un po' man bassa di munizioni, eh? Non è per sfiducia, ma... No, ok, non c'è nient'altro. Va bene. Andiamo qui. Ehi, questo Lazarevich non perde tempo, Sully. Dovresti vedere quanta roba. Ha un dossier su ogni spedizione alla ricerca di Shambhala. Fin dal 1600. E i diari di Marco Polo? Eccoli. Fai in fretta, non hai molto tempo. Sì, sì, sì. Il pellegrino meritevole avrà un lasciapassare d'oro per superare gli ostacoli sulla via di Shambhala. Cosa dovrebbe significare? Lo chiedi a me? Oh, ecco qua. Fu con grande pena che lasciai i miei compagni al loro fato. Un fato segnato dal carico tremendo che portammo da Shambhala. Forse pensavano che lo tsunami fosse una punizione divina. Un secondo. Diavolo. Sully, non credo che la pietra cintamani sia qui. Cosa? Senti qua. Avrei preferito subire l'ira di Kublai Khan in persona, piuttosto che prendere la pietra cintamani dallo scrigno sacro. Marco Polo non ha mai avuto la pietra. Ma allora, di quale carico tremendo parlava? Non lo so. Beh, se la pietra non è qui, che diavolo sta cercando Lazarevich? Shambhala. Qua nel Borneo. È un po' fuori strada, non pensi? Forse sta cercando di seguire Marco Polo a ritroso fino a Shambhala. Perché? Perché la pietra è ancora lì. Chloe, puoi parlare? Aspetta. Sì, ci sono. Senti, durante gli scavi hanno trovato corpi o resti di qualche tipo? No, ora che mi ci fai pensare, niente, perché? Più di 600 persone sono naufragate e non ci sono i corpi. Non ti sembra un po' strano? Dove sono finiti? Dove andresti se arrivasse uno tsunami? Su un'altura. Bingo. Scommetti che l'equipaggio di Marco Polo lo troviamo sulla montagna. Chloe, riesci a raggiungerci? Sto già arrivando. Bene. Oh, Nate, devi uscire da lì. Devi lasciarmi ancora un minuto, Sully. Non ce l'hai un minuto. Perché? Sono morti. Oh, merda. Dividetevi. Stai giù, amico, ti copro io. Copri, copri. Granate. Fanno poi, sempre comodo. Vabbè, adesso già che... No. Sì, ho capito, sto facendo, ma non fu un'ansia, me la devi selezionare. Mi scusi. Ah. Aspettate. No, non farlo. Cazzo, l'ho lanciato. Ah, papà culo, stava a lanciare. Aspetta. Baffa, a sinistra. Così come... Ah no, un po' sul tempo. Già che ci siamo, sti cazzi. Sono gratis. Forse che teniamo d'occhio l'altro lato. Merda, ci hanno pure loro. Tocci vostra. Bella. Non c'ho più le bombe, no? Cazzo. No. Pensavo fossero infinite, ma quasi. Merda. Guarda che... Ah,
Vaffanculo, cazzo. Sì, che poi lo spara, spara non è che sia proprio il top. Arrivano da destra. Qua, qua non era. Esatto. Merda. No. Ora sì che si ragiona. Ok, bombe, bombe. Ci affiancano. Ci affiancano, ho capito, ma più in là non in arrivo. Arrivo. Stanno là. Li arrivano addosso. Ho capito, Sally, però. Al riparo. Stanno là. Oh, questo mi fa male. Vai, Sally, col cecchino, grandissimo. Non ce la faccio da solo, amico. Ci sto pure io, infatti. Hanno chiamato i rinforzi. E dietro, faccio il possibile da qui. Aspetta, faccio il giro, magari mi raccatto qualche munizione. Maledizione. Dov'è? Aspetta, metto più vicino. Merda. Con quanta sportiveggianza ci siamo piazzati per sparare così. Merda. Sally, ho capito che ti serve una mano, ma pure io non sto benissimo. Cazzo, ma che cazzo t'abbatto? Sta ceppa abbatto. Stanno a rompere il culo. Aia. Dammi una mano, abbatti la torre. Aspetta, cazzo. Eccomi, Sally. Granata. Bella. Gli altri? Aspetta, merda. C'ho questo che mi sta a sparare nel culo. Cazzo sta. Merda. Sto un attimo acquattato perché. Ok. Ce n'era uno qua a destra, fa questo rincoglionito qua sopra. Non muore tra l'altro. Bomba da qua, ce la facciamo, sì. La ok, Sally, la raggiungo. Ah, da qui, vabbè. Non è stata molto easy come cosa, ma occhio qua, eh. Vediamo se deve essere la fanno. Sì, qui ci sono un po' di sparatorie cazzute nel secondo. Cioè, anche nel primo, nel secondo forse un... alcune fasi abbastanza complicate. Vabbè, anche nel primo c'era una bella... soprattutto la difficoltà più alta. È un po' scuro, non si vede una cippa. Che sti urli. Wow, Sally, guarda quelle pietre. Ora sì che si ragiona. Oh, che bel paesaggio. Così, scioltezza. Occhio, che quando andiamo a vedere il paesaggio c'è sempre qualcuno che ci spara. Guardate qua. Ci siamo.
Ehi. Ehi, sembra che ci siamo. Forse è l'ultimo approdo dell'equipaggio di Marco Polo. Andiamo a vedere. Eh beh, ci siamo. Vediamo se termina qui il capitolo. Ah, questo posto avrà salutiamo. Almeno un migliaio d'anni. La luce ce l'abbiamo? Almeno. Non vedo niente. Giù per di qua. Ah. Wow, sembra che abbiamo fatto centro. Ah, qua ci saranno almeno un centinaio di corpi. Guardate i loro denti, sono tutti neri. Diavolo, sono tutti così. Devono essersi rifugiati qua durante lo tsunami. Diamo un'occhiata, va. Eri c'è qualcosa di interessante? Deve esserci qualche indizio qui intorno. Aspetta, provo da quest'altro lato. Ah! Ehi, forse ho trovato qualcosa. Qui. Cosa? Devono aver trasportato tutto il carico fino a quassù dopo il naufragio. Ancora resina. L'ho già vista questa. Sully, serve luce. Wow. Molto d'atmosfera. Questo è sangue. È dappertutto. È stato un vero massacro. Ok, seguiamo le macchie di sangue. Vediamo dove ci portano. Secondo me ci perderemo abusivamente, ma... va bene. Oppela. Non le vedo più. Secondo me qua stiamo tornando indietro. Si fa giro tondo qua. Stanno qua le macchie di sangue. Da qua siamo venuti. Vabbè, sti cazzi, andiamo. No. Vabbè, proviamo dall'altro lato, non ne ho la più pallida idea. Sì, in queste cose io mi perdo. Si interrompono okay. Su questo muro. Già, è strano. Si muove un po'. Sully, dammi una mano. Oh, è di nuovo il momento di spingere. Mi sono fatto male. Vabbè, Sully, vuoi fare l'esploratore? Scusa. Le tracce portano qui. Cielo, altri corpi. Oh mio Dio. Sarò paranoico, ma ho la netta impressione che si siano uccisi a vicenda. Andiamo, Nate. Ti stai lasciando impressionare. Wow. Guardate qui. Guarda cosa c'è qui. Attento. Per tutti i diavoli. Scherzavo. Nate, prima o poi mi verrà un infarto. Wow. Beh, mai visto roba simile. Che cos'è, un tipo d'arma? No, è un purba. Un oggetto rituale del Tibet. Serve a distruggere ostacoli. Eh? Sai, quelli spirituali. Oh. Aspetta un po'. Forse è a questo che si riferiva Marco Polo. Non ho idea di cosa stai dicendo. Nel diario c'è scritto che il cercatore meritevole riceverà un passaporto d'oro per superare gli ostacoli lungo il viaggio per Shambhala. E così? Sarebbe questo? Già, è tutto molto interessante, ma dove si va con questo passaporto? Beh, forse questa mappa ce lo dirà. Vediamo. Tra l'India Maggiore e la provincia del Tibet sorge una distesa di templi di fattura mirabile.
centinaia di guglie dorate disseminate fin dove l'occhio può vedere. Aspetta, io quel posto lo conosco, è in Nepal. Già, e non è più una distesa con dei templi, è una città. Beh, questo rende la sfida più impegnativa. Un attimo, c'è altro. Tra tutti questi templi solo uno cela la via segreta per Shambhala. E la via sarà rivelata solo al pellegrino con il passaporto d'oro. Oh, bene, ben fatto, bello. Cosa stiamo aspettando? Andiamo via da qui. Bene, a presto. Muoviamoci. Ok, Damos, signorina, c'ha lei il passaporto, quindi occhio, non faccia la furba. C'è nient'altro che possiamo raccattare qui dentro? Sembra di no. Io vado a vedere se c'è via libera. E noi che facciamo? Aspettiamo, scusate. Vengo anch'io, no? Mi dai una mano, Nate? Di qua! Oh, maledizione. Forza. Harry! Qui dentro! Non fateli fuggire! E Drake! Ma che diavolo? Mani in alto. Seguiteli. Ne scegli col lanternino. Zitto, Sally. Sapevo che eri tu. E tu, Victor Maledizione Sullivan, ti porti ancora dietro questo vecchio sacco di merda. Calmo, Nate. Molto coraggioso per uno che ha passato gli ultimi 3 mesi dietro le sbarre. Meglio che cazzeggiare 3 mesi nella giungla senza alcuna idea. Però ho trovato le navi, no? Non ti troveresti nemmeno il culo senza il GPS. E una mappa. No. Sono venuti fuori da qui. Wow. Harry, guarda qui. Visto? Parlando di mappe, tra l'India e il Tibet, un tempio indicherà la via per Shambhala. Flynn, prima della pensione, eh? E dai, non essere così antipatico. Portali dalla Zarevich. Rimpiangerai la prigione, amico. Avanti. Forza, camminare! Ah, merda. Stai bene? Sì, beh, renderà il tutto più credibile. Cercherò di guadagnare un po' di tempo. Claude, devi venire con noi. Incontriamoci in Nepal. Ora vai. Andiamo. Mi piace. Sì, lo immaginavo. Dannazione, ci hanno visti. Via, via! Arrivo. Com'è? Aia. Sempre ste fughe. Facci tua. Vabbè, ma se ci fermiamo. Oppela. Aspetta, lo cazzo. Grazie va. Per l'avvertimento. Quando la smetterai di perdere tempo? Mi scusi. Ho capito, stiamo calmi. Eccolo. Bravo. Di qua. Oh, merda. Ora che facciamo? Beh, saltiamo. Oh, aspetta, ragazzo, sei andato fuori di testa. Ci spezzeremo l'osso del collo. Se ci prendono, sarà Lazarevic a farlo. Sono vecchio per queste cose. Dai, coraggio, non ricominciare. Senti, io non sono come te. Io lo so quando faccio il passo più lungo della gamba. Sully, dobbiamo cavarcela, ok? Ce la facciamo. Sì. Tu vai dalla tua donna in Nepal. Io resterò al caldo. Coraggio. Ehi, mi racconterai tutto quando torni. Eccoli! Oh, merda. Bene. Andiamo? Prima tu, capo. Ci vediamo, bello. Yeah! Oh! Merda. Quando hai detto che Lazarevic era avanti a noi, non scherzavi. È stato aiutato dai guerriglieri locali.
La città è stata per anni sull'orlo della guerra civile. Gli è bastato buttare un po' di benzina sul fuoco. Attimo. Già. Beh, col caos intorno ha distrutto e disturbato la città cercando il tempio giusto. Nate? Ci sei? Sì, sono qui. Non dirmi che ci hai ripensato. Io? Mai. Bene, perché voglio proprio sbarazzarmi di quei pagliacci. Hai la mappa? Sì. Incontriamoci al vecchio mercato. La situazione è calma laggiù. Ok, va bene. Compagnia. Ottimo, puoi seminarmi. Penso che sia troppo tardi per farlo. Sono stato meglio. Merda. Ok ragazzi, allora siamo arrivati al capitolo 5, quindi direi che ci possiamo anche salutare qui. Ci vediamo con il prossimo episodio. E voi come sempre commentate, fatemi sapere la vostra se vi sta piacendo o meno. Siamo arrivati in Nepal e questa è una parte molto figa, vedere tutti questi colori. Comunque ci vediamo dai nel prossimo video con Uncharted 2 e alla prossima. Un saluto a tutti da Quel Taleale.